Oh mio Dio, raga, il nuovissimo evento di Halloween 2022 su Fortnite è finalmente iniziato con un sacco di ricompense gratuite, nuove skin, nuovi boss e molto altro. Se anche tu vuoi scattare queste ricompense a 0 V-Bucks, lascia like e iscriviti in 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. E ovviamente attiva la campanella per sbloccare le ricompense. Non ci posso ancora credere che siamo già al 4 ottobre e mancano soltanto 2 settimane all'inizio di questo nuovissimo evento assurdo su Fortnite. Infatti, raga, in questo nuovo evento saranno disponibili veramente un sacco di nuovi boss e ricompense gratuite per tutti quanti voi. E su Fortnite, cioè, ragazzi, sono usciti un sacco di easter egg. Infatti, notate qualcosa di strano? Bene, con l'ultimo aggiornamento di Fortnite di ieri è stata aggiunta questa casa molto, molto strana. Bene, quella casa riguarda proprio il nuovo evento che sta finalmente per iniziare su Fortnite. O meglio, che è iniziato, ma diciamo che si manifesterà totalmente il 18 ottobre. Infatti, il 18 ottobre finalmente ci sarà l'aggiornamento ufficiale di Halloween, in cui riceveremo le nuove sfide per ricompense gratis e molto altro. Ma ehi, guardate cosa c'è qua! Una casa, ragazzi! Questa casa non è assolutamente da sottovalutare. Ora vi spiegherò il perché. Negli scorsi eventi di Halloween, beh, sono successe cose veramente molto strane, tra cui appunto dei golem giganteschi, delle armi, ragazzi, veramente assurde che torneranno. E oltre a questo, raga, c'era stata anche la regina dei cubi su Fortnite, raga, e un sacco di armi, tipo le scope e molte altre. Ah, probabilmente questo evento di Halloween sarà veramente assurdo perché potrebbero tornare, raga, un sacco di vecchi boss, come Mida Ombra, ovviamente non è assolutamente confermata, è soltanto una teoria. E ovviamente rivedremo un sacco di vecchie armi come il lanciazucche, addirittura la scopa, raga, e armi forse del viceverso. E magari potrebbero anche fare creare delle nuove armi esclusive per questo evento di Halloween Fortnite Mers 2022. Bene, ma prima vi ho fatto vedere quella casa laggiù, ragazzi. Perché ve l'ho fatta vedere? Bene, perché questa casa riguarda il nuovo evento di Fortnite e probabilmente sarà veramente importantissima. Cosa ancora non hai il codice NAX con 2X nel negozio oggetti? Inseriscilo adesso, mi raccomando, perché stanno già uscendo un sacco di skin di Halloween nel negozio oggetti. Se vuoi supportarmi, codice NAX con 2X ovviamente non è obbligatorio, ma se vuoi supportarmi usalo. Ora però basta, raga, e parliamo di questa casa. Bene, questa casa, per chi non lo sa, è la casa di una famosa serie TV che probabilmente molti di voi conoscono. In realtà non è proprio quella, diciamo che è molto molto simile, gli assomiglia, è appunto un riferimento, ma stiamo parlando proprio della casa, raga, di Vecna su Stranger Things. Per chi non lo conosce, tranquilli, raga, non vi siete persi niente, perché ovviamente potete recuperarvi la serie. Altrimenti comunque sappiate che è un cattivo assurdo della serie, della quarta stagione, che praticamente questa casa è una casa praticamente abbandonata, in cui appunto vive Vecna. Bene, ma quindi questa casa cosa diavolo c'entra con il nuovo evento di Fortnite? Beh, se ancora non l'avete capito, ve lo dico subito: molto probabilmente, raga, è una teoria, ripeto, non è ufficiale, ma potremmo ricevere una collab con Stranger Things questo Halloween. Anche perché nei file di gioco di Fortnite è presente una cosa molto molto strana, e se vi state chiedendo cos'è, bene, stiamo parlando dell'orologio a pendolo che vediamo appunto nella quarta stagione di Stranger Things, che diciamo prevede quelli che moriranno sostanzialmente. E se andate a notare bene, raga, i numeri sono scritti al contrario. Un praticamente plausibile riferimento al sottosopra di Stranger Things, appunto. Stavo per dire di Fortnite. Bene, quindi, raga, probabilmente finalmente Fortnite farà una collaborazione con Stranger Things. Io vi giuro che shopperei le skin se usciranno. Le shoppo sicuramente, perché, cioè, non lo so, è la prima volta che shoppo su Fortnite dopo tipo 2 anni. Ma le shopperei perché sarebbero troppo belle. Quindi mi raccomando, codice NAX con 2X se volete shopparle. Sempre se usciranno, perché vi ripeto, non è ovviamente ufficiale, ma ci sono veramente troppi riferimenti. Ora voglio anche entrare nella casa con voi per farvela vedere. Spacchiamo qua, anche se sarebbe stato più bello entrare dalla porta effettivamente. Però, no vabbè, raga, no, vi giuro, vi giuro. No, aspettate un attimo, ma raga, ma sbaglio, siamo su Fortnite. Oh mio Dio, che figata. Raga, no, aspettate, aspettate un attimo. Aspettate un attimo. No, 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 non ci credo. Ma le persone fanno sempre 2000 di danno. Vabbè, realmente è veramente molto simile a quella di Stranger Things. Bene, ma parlando invece delle skin che usciranno, come vedete, nel negozio oggetti di Fortnite già stanno uscendo un sacco di skin di Halloween. Ne sono uscite veramente tante. Tra l'altro, ieri è uscito lo Skull Trooper. Oggi che sto registrando il video, appunto, l'evento, diciamo che è già iniziato. Ma ovviamente, raga, l'evento vero e proprio sarà il 18 di ottobre. Ora scommetto che volete anche voi sapere quali
ricompense gratis, skin e altro si potranno riscattare in questo evento. Bene, per questo ci faremo di apposito, ma intanto vi dico, raga, che sono presenti nei file di gioco alcune stringhe, appunto, di ricompense che usciranno. Ancora non le conosciamo, ma sappiamo, raga, che ci saranno delle sfide. E credo che potremo sbloccare tipo 5 o 6 ricompense, forse addirittura di più, perché alcuni leaker tempo fa avevano detto che in questo evento di Halloween su Fortnite sarebbero uscite veramente una marea di ricompense. Però l'aveva detto tipo ad agosto, quindi magari i leaks sono stati sfatati. In ogni caso arriveranno un sacco di ricompense. E per quanto riguarda invece i boss di Fortnite, come già vi ho anticipato all'inizio del video, beh, potrebbero tornare vecchi boss come Mida Ombra. Però sinceramente io non credo, più che altro credo che Fortnite aggiunga dei nuovi boss. Se fanno la collab con Stranger Things, probabilmente aggiungeranno il boss di Vecna. E io vi giuro, lo adorerei la follia. Altrimenti, beh, potrebbero uscire dei boss magari collegati al cromo. Vi immaginate un boss fatto tutto quanto di cromo che distrugge la mappa di Fortnite in uno schiocco di dita, perché si sa che il cromo è OP. Ma ovviamente ancora non lo sappiamo. Comunque, ridendo e scherzando, mancano soltanto 13 giorni a questo evento. E ogni giorno escono un sacco di notizie, quindi iscrizione e campanella attiva in questo momento, se anche voi volete rimanere aggiornati sulle notizie, raga, di Fortnite ogni giorno. Vi ricordo che ogni 2 giorni alle 18 esce un video news su, appunto, Fortnite, ricompense gratis, eccetera. E come sapete, raga, l'evento di Fortnite merce è anche l'evento più importante di Fortnite. Infatti Fortnite è uscito proprio durante questo evento. Nella prima season, appunto, c'erano già alcune armi, alcune skin del Fortnite merce. Ma sappiamo un'altra cosa, raga, veramente assurda. Sappiamo infatti che negli scorsi eventi di Halloween erano stati aggiunti, appunto, i fantasmi, che potevano, appunto, essere molto utili una volta che voi siete morti. Praticamente diventavate fantasmi e praticamente facevate un casino assurdo. Bene, probabilmente quest'anno potremo avere qualcosa di simile. Magari stavolta tipo versione zombie. Non è confermato, ve lo ripeto ogni volta, perché poi mi dite fake, raga. Non è fake, semplicemente non è confermato. Potrebbe non essere, potrebbe essere, non lo sappiamo. Ma sappiamo però che probabilmente una volta morti in questo evento ci potremo trasformare in qualcosa. Ancora non sappiamo cosa. E devo dire che è una figata pazzesca, perché ogni volta che diventavo un fantasma, raga, andavo sempre a tormentare il nemico che mi aveva killato, per avere, appunto, la vendetta, come proprio si chiamava quel mini evento. Sì, ok, Nax, quindi hai detto che forse ci sarà la collab con Stranger Things, arriveranno nuovi boss, ricompense gratis, ma alla fin fine no, la mappa come sarà? Bene, il cromo, raga, si sta espandendo a vista d'occhio, anche perché se non l'avete visto ha già preso alcune città e alcuni posti come questo benzinaio e molti altri posti, raga. Quindi probabilmente il cromo, è partito un balletto totalmente a caso, bene, si espanderà e per questo nuovo evento potrebbe raggiungere anche pinnacoli pendenti e molti altri luoghi della mappa. Quindi prepariamoci, raga, la mappa di Fortnite che sta per essere totalmente distrutta dal cromo, oh mio dio. E oltre a questo sono state leakate anche tantissime nuove armi. Nell'ultima patch di ieri sono state leakate circa 2 nuove armi, quindi tantissime in realtà no, però comunque 2 nuove armi. Una praticamente una rivisitazione del lanciamissile, una roba del genere, mentre un'altra dovrebbe essere praticamente un'arma a tema Halloween che dovrebbe praticamente droppare il nuovo boss che aggiungeranno, perché è confermata al 100% che raggiungeranno un boss. Ovviamente ancora non sappiamo quale boss raggiunto, se sarà, appunto, un boss di Stranger Things oppure se sarà un boss di Fortnite o magari qualche altra collaborazione. Ok, è ufficiale, il Chrome ha praticamente raggiunto l'altra sponda del fiume. Addio mappa. Like, iscrizione, campanella, codice Nax con 2x in negozio oggetti. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella, ragazzi.